Non aveva accettato la proposta di riallacciare il rapporto. Poco dopo, Noelia Rodriguez è stata accoltellata a morte. Se n'è andata così la 46enne di origini peruviane giovedì pomeriggio in un appartamento di Via Dario Campana a Rimini per mano dell'ex compagno, il 54enne Massimo Aldana de la Cruz, reo confesso. L'uomo era giunto in Italia poche settimane prima come turista. Si era presentato dalla donna con un anello riconciliante dopo 15 anni di relazione che lei aveva voluto interrompere. Ma dall'anello si è passati presto al coltello. La figlia 27enne di lui, avuta con un'altra donna, ha provato a fermare il padre ma non vi è riuscita ed è stata ferita. Dimessa dall'ospedale, la sua prognosi è di 20 giorni. Non c'erano veramente nessun elemento in questo caso di cui stiamo parlando oggi che potesse lasciare presagire un epilogo di questo genere. La vittima lavorava come badante ed era in Italia dall'anno scorso. Saputo dell'arrivo dell'ex, aveva accettato di incontrarlo, seppure con qualche preoccupazione rivelata ad un'amica. Bisogna scardinare una cultura, diciamo, del possesso che va un po' al di là e che rende l'uomo non consapevole della sua incapacità di gestire un certo rifiuto, però come rende la donna anche altrettanto inconsapevole di correre un rischio invece molto grave. L'uomo, che ha confessato il delitto, resta in carcere.